Buon pomeriggio, un pomeriggio dedicato alle domande e risposte. Come promesso, abbiamo inserito una diretta interamente dedicata alle domande e risposte. Siete veramente tanti, siete veramente tante, più di 30.000 persone e abbiamo notato che in tutti i messaggi che ci mandate sono tantissimi, ci sono a volte anche alcune domande alle quali proveremo a rispondere oggi perché possono essere di interesse comune. Quindi io sarò a vostra disposizione per 30 minuti per rispondere a tutte le domande che avrete, naturalmente inerenti alle tipologie di allenamento, alle caratteristiche, alle metodologie da utilizzare o a qualche consiglio per migliorare il nostro stile di vita. Quello che chiedo a tutti voi partecipanti, oltre che a salutarvi, vedo che già c'è gente che ci sta seguendo, è nel momento in cui scrivete la vostra domanda, mettere anche il tuo nome in modo tale che io possa risponderti personalmente. Poi leggeremo la domanda assieme e questo ci permetterà di dare informazioni a te che mi stai scrivendo, ma soprattutto anche a tutte le altre persone, perché alcune domande, alcune situazioni non sono così personali, ma possono essere di aiuto a tante persone. Intanto, mentre aspettiamo che arrivino le prime domande, voglio farvi i miei complimenti per tutto quello che state facendo, per la costanza che state mettendo negli allenamenti, nei programmi, nel seguirci. Siamo arrivati a un numero impressionante di partecipanti. Per la precisione, siamo a 29.650 persone. E allora io penso che forse questa diretta e al massimo quelle successive potranno esserci di aiuto per superare il muro dei 30.000. E allora vi chiedo proprio, riusciamo assieme a superare questo muro dei 30.000? Già il mio consiglio è quello di condividere la diretta perché questa, come tante altre, come tutte, partecipano alla sfida PFC, ovvero Power Fit Challenge, la sfida che ti permette di vincere sabato prossimo il kit dei personal fitness coach, il telo, la borraccia e il libro con le ricette. Ci sono già state 5 vincitrici che a breve riceveranno tutto il materiale, il loro kit, e questa volta puoi probabilmente riceverlo anche tu. Allora, invita 20 persone a partecipare a questo gruppo. Condividi la diretta e metti più like, più mi piace possibili. Io sono adesso a tua disposizione perché ci sono arrivate centinaia e centinaia di domande. Questo è il momento giusto nel quale potete scrivere e io risponderò alle vostre domande. Siete veramente tanti e tra Messenger, Facebook, Instagram diventa molto difficile. I personal fitness coach mi stanno aiutando, invitandovi perché sono invitati a rispondere e ad aiutarvi. Ma questo è un momento molto, molto importante. E tra le domande che mi sono arrivate, leggiamo la prima. Volevo sapere se fare tanti allenamenti tutti i giorni diversificati fra loro e avendo 63 anni esagero. Considera che sono sempre stata sportiva. Ok, mi scrivi anche il tuo nome così riesco a leggere meglio. Allora, tanti allenamenti tutti i giorni. Dipende cosa vuol dire tanti allenamenti tutti i giorni. In questo momento, essendo molto sedentari, il mio consiglio è quello di fare qualcosa tutti i giorni, perché dobbiamo, come ti avevo detto anche nelle mail, nelle dirette precedenti, fare sì che il nostro metabolismo sia sempre attivo. Allora, Amelia, assolutamente anch'io ti consiglio di fare movimento tutti i giorni. Quello che puoi fare anche due lezioni assieme perché corrispondono all'incirca un'ora di attività. Noi le abbiamo organizzate in modo tale che se ce n'è una più forte, più cardio, l'altra sia più muscolare, oppure se ce n'è una muscolare, l'altra sia posturale. Ecco, a volte alle persone piace un solo tipo di allenamento. Per ottenere i massimi risultati bisogna diversificarli. E può essere che un giorno ti dedichi a degli allenamenti più posturali come PFC Pilates, PFC Yoga o PFC Stretch e altri giorni casomai ti dedichi a un allenamento cardio più uno muscolare. Così lavori sui muscoli, lavori sul sistema cardiovascolare, sul cuore e lavori sulla flessibilità. Vedrai che il tuo corpo ti ringrazia. Se hai necessità ti tieni un giorno libero, ma se sei sempre stata attiva puoi mantenere questa attività perché sicuramente il tuo corpo è predisposto. Se invece per tanti di voi che sono all'inizio è giusto partire, è giusto subito fare e il giorno dopo
facendo qualsiasi tipo di lezione sentirete dei dolori, ma sono quei dolori piacevoli dati dall'attività sportiva, dati dal fatto che abbiamo mosso dei muscoli che non ricordavamo neanche di avere. Quindi non preoccuparti se ci sono questi dolori, passeranno velocemente. Parti con cautela. Nel primo giorno, nel secondo giorno e nel terzo, fai 30 minuti di attività, fai solo una lezione. È molto bello l'entusiasmo, è giusto però essere progressivi. Casomai, dopo il terzo giorno, puoi partire con due allenamenti. Se poi hai tempo, se avete tempo, potrebbe essere che un allenamento venga fatto la mattina e uno venga fatto al pomeriggio, così si spezza anche la routine della giornata, si dà modo, grazie a questo effetto importante dell'allenamento, di mantenere attiva l'euforia, attive le energie, di dare due sprint, come se bevessimo due caffè, perché in effetti senti che dopo una buona attività fisica ti senti molto più forte, molto più energico. E questo ti consente quindi di bilanciare il lavoro facendo sempre qualcosa. Se tu puoi che in base ai tuoi impegni, in base al tuo lavoro, puoi fare un programma che sia appunto più personalizzato. Alcune persone mi hanno scritto come poter fare per dimagrire nell'addome. Sicuramente c'è un connubio tra allenamento e alimentazione. E adesso ti svelo un segreto. I dietologi dicono: se tu fai allenamento e alimentazione, ottieni risultati. Per i dietologi la cosa più importante è l'allenamento. Per i trainer invece la cosa più importante è l'alimentazione. Pensa quanto ognuno creda nella forza dell'altro tipo di elemento in questi due pilastri e assieme ti danno un grosso risultato. Dunque bisogna controllare le calorie, soprattutto che non siano calorie sporche, aumentare in parte l'attività cardiovascolare, gli allenamenti cardio, quelli funzionali sono molto utili e abbinare anche dei programmi di PFC Core, cioè dei programmi localizzati per l'addome, perché sono zone che hanno bisogno di essere maggiormente intaccate. Quello che ti dico, purtroppo non sarà tanto bello, ma è la realtà. Il grasso addominale è un grasso viscerale, un grasso bruno, un grasso cattivo che ci può dare problemi a livello di salute. A differenza invece di un grasso depositato nelle cosce, nei glutei, specialmente nelle donne, che ha un effetto solo estetico, ma non ci dà problemi a livello di salute. Quindi, se ci ritroviamo ad avere un grasso addominale in quantità maggiore, se il tuo peso corporeo è un peso che è più alto del 10% rispetto al peso giusto che dovresti avere, lì è il momento di controllarsi con un'alimentazione che sia un po' più stretta, perché probabilmente la quantità di carboidrati, ma soprattutto di zuccheri e la quantità di grassi è elevata. Allora bisogna lì un po' stringere e sostituire questi alimenti con degli altri. In più, incrementare l'attività fisica, se un grasso addominale, e molto spesso ce l'hanno più gli uomini, può andare bene un'attività fisica anche muscolare perché aiuta a bruciare, lavorando anche su una maggiore produzione di testosterone. Mentre se un grasso addominale femminile, oltre che programmi muscolari, sono ben adatti anche dei programmi cardiovascolari. Quello che puoi fare invece, se ti trovi, come è stata la domanda di tante persone che seguono il gruppo, ad avere le cosce, i glutei importanti, quindi che hanno una formosità mediterranea, quello che è da fare è non assolutamente stringere l'alimentazione, perché questo grasso non si deposita per il mangiare. Infatti, spesso capita che si riduca drasticamente le calorie, la parte sopra del corpo rimane magra, troppo magra, ed è sbilanciata rispetto alla parte sotto, perché è un grasso che si deposita anche per un problema ormonale. Allora occorrono dei programmi specializzati, molto mirati, che vadano ad agire su un reflusso vascolare. Ciò vuol dire, in parole povere, che non permetti al sangue di ristagnare nelle gambe, le alleni molto molto intensamente, poi fai in modo che con una pompa questo sangue vada verso l'alto per non far sì che l'acido lattico, le tossine presenti nel sangue che è stato defluito nelle gambe, rimanga in deposito. Quindi, se ti capita che alla fine dell'allenamento, se hai soprattutto una struttura di gambe importante, gambe, cosce, glutei un po' pronunciati, se alla fine dell'allenamento ti senti le gambe appesantite, quello non è l'allenamento per te. Adesso ne stiamo parlando in modo generico, però diventa un campanello d'allarme da considerare.
e devi ascoltare assolutamente i campanelli d'allarme, perché sono quelli che ti danno la capacità di conoscerti meglio. Allora, prova a capire qual è l'esercizio che ti aiuta maggiormente, come qual è l'esercizio che casomai ti disturba un ginocchio piuttosto che un'articolazione. Nell'ambito estetico, quello che è importante fare, avendo una struttura un po' più apera, è allenare muscolarmente la parte sopra, casomai con delle lezioni chiamate upper body, cioè che fanno lavorare solo la parte sopra, e per la parte sotto abbinare delle sessioni di cardio con delle sessioni, dei training di workout funzionale piuttosto che i programmi legs, cioè totalmente dedicati alle gambe. In questo caso, soprattutto per il fatto che è il tipo di muscolatura, una muscolatura che spesso si appesantisce, è bene inserire uno o due volte alla settimana anche dei programmi, degli esercizi dedicati all'allungamento, perché una gamba più lunga risulta poi anche più affusolata. Vedo che siete un sacco già in diretta, io sono molto felice e vi ringrazio. Sono qui a tua disposizione per rispondere a tutte le domande, tutte quelle che hai sempre voluto fare, che non hai mai potuto fare o che hai posto durante i vari video, le varie dirette, ma alle quali in quel momento per le migliaia di messaggi che arrivavano non si riusciva a rispondere. Ora abbiamo questi 30 minuti dove anticiperò le risposte, poi anche i PFC vi aiuteranno se ci sono delle situazioni più particolari da risolvere. Allora, leggiamo. Messalina dice: mi è stata diagnosticata una discopatia generativa tra vertebre lombari, lombosacrali e L4 e L5, associata a una piccola ernia. Io mi alleno quasi tutti i giorni, tipo total body, pump, scheda personalizzata, pilates, ma dopo gli allenamenti sento pesantezza alla schiena, tipo una sensazione di schiacciamento, quindi faccio molto stretching. Ma non sempre basta. Quali esercizi sono da preferire o quali da evitare? Penso che questa domanda possa interessare molte persone. Molto bene, Messalina è stata molto chiara. Quindi, una discopatia degenerativa delle vertebre lombari. Allargo un po' il discorso. Discopatia degenerativa vuol dire che le vertebre hanno dei dischi che sono delle sorte di spugnette che permettono il distanziamento, e questi dischi si usurano per il tempo, per la disidratazione o perché c'è una patologia genetica. Ma che sia una discopatia degenerativa, che sia una protrusione, che sia un'ernia, allora se è una patologia degenerativa nel tempo continuerà a peggiorare, quindi bisogna tenerla sotto controllo. Se è una protrusione, se è un'ernia, invece può essere che ci siano dei periodi dove senti particolarmente fastidio e poi magicamente passa tutto. Quello che si può fare è, prima di tutto, va bene allenarsi, ma occorre dare massima focalizzazione sul centro. Il centro è quello che noi chiamiamo in gergo tecnico la powerhouse, cioè proprio la parte centrale dell'addome, della muscolatura laterale con gli obliqui e della parte posteriore, cioè quella lombare. Questa struttura è molto importante perché oltre a sostenere i visceri e ad essere collegata col pavimento pelvico, per le donne è fondamentale più che per gli uomini, permette di stabilizzare e sostenere la schiena. E nella zona lombare, come dicevamo in una delle dirette precedenti, è un cardine molto importante ma anche molto sensibile. Allora, rinforzare questa zona con dei muscoli, con degli esercizi specifici per dei muscoli specifici è fondamentale, e questo tipo di allenamento è previsto solo dal Pilates perché lavora in profondità con esercizi che a volte sembrano sciocchi o semplici, ma il giorno dopo li senti sicuramente. Questo crea una sorta di protezione. Poi quello che è da fare è mantenere la muscolatura, soprattutto quella vertebrale, quella dei glutei, quella addominale, forte anche con altri tipi di esercizi. Ciò che consiglio è evitare tutti i movimenti che chiedono dei salti, dei rimbalzi, delle esplosività, perché nel momento in cui stacchi i piedi dal suolo e poi li riappoggi, il carico non è solo del salto, ma viene a ripercuotersi su tutta la colonna vertebrale, perché la colonna vertebrale è una molla che attutisce. Allo stesso tempo questo carico viene riproposto su tutta la schiena come se fosse un'onda. Allora, se noi possiamo evitare questo, se noi possiamo evitare di saltare, possiamo fare comunque tutti gli esercizi senza questi rimbalzi, e a volte negli allenamenti ci sono perché aumentano l'intensità, puoi comunque ottenere un ottimo risultato.
Dunque, rinforzare il tuo centro, la parete addominale, non facendo gli addominali classici, ma facendo Pilates. Rinforzare la muscolatura, perché tutto lo scheletro deve essere sostenuto da dei muscoli forti, e prevedere sempre dei programmi di allungamento, che siano dei programmi di stretch o dei programmi di yoga, proprio per far sì che tutte le catene, non un singolo muscolo, siano allungati. Se hai poco tempo, comunque dopo un allenamento importante, potresti metterti disteso con le gambe attaccate a una parete a mo' di squadra, e questo ti consente comunque di alleggerire tutta la schiena. Penso che questo messaggio, come diceva Messalina, possa essere d'aiuto a tante persone. Luca sei il più simpatico, grazie. Ciao Luca, voglio sapere se è importante avere gli addominali contratti in ogni lezione. Dunque, lavorare sugli addominali è una domanda molto interessante. Vuol dire che noi li abbiamo sempre attivi. Contratti è una parola un po' forte. Devono essere sempre attivi perché immagina che appunto la nostra struttura sia un'impalcatura. Se l'impalcatura è un po' debole, potrebbe cedere da una parte. Se è sostenuta perché ci sono dei blocchi laterali, e questi sono i nostri addominali, noi riusciamo a sostenere tutto. Sicuramente imparando a respirare correttamente loro lavoreranno già, ma diventa una posizione, una postura che dobbiamo assumere nel tempo, cioè avere l'addome attivo come se ci fosse una sorta di calamita tra la pancia, dove c'è l'ombelico, e la schiena. Queste due calamite, una positiva e una negativa, si attraggono e quindi contengono la parete addominale. Ciò ti consente di proteggere la schiena, come nel caso precedente, di avere una migliore postura più eretta, e allo stesso tempo di sentire gli addominali più forti, evitando che questa pancia spesso cada in avanti, quindi creando cifosi e creando pesantezza proprio a livello visivo. Buon pomeriggio Luca. Ho 68 anni, praticavo ginnastica dolce, ho una brutta scoliosi a S, ma mi muovo bene, sono molto elastica. Che cosa mi consigli? Utopia pensare che mi si raddrizzi la colonna, grazie, sei davvero speciale. Hai 68 anni, hai vissuto per tutti questi anni con la tua scoliosi facendo attività, molto molto bene, e dovrai riviverci, naturalmente la scoliosi non si potrà sistemare, hai imparato a conviverci. Quello che ti consiglio di fare è mantenere la flessibilità, quindi lavora molto sull'elasticità, e come sai noterai che da una parte sarà più facile, mentre da una parte risulterà più difficile. Lavori in modo bilanciato su tutti e due i lati, destro e sinistro, per far sì che la parte più contratta si distenda, la parte più sciolta mantenga l'elasticità. Un mio consiglio è mantenere assolutamente il peso forma, perché essendo una colonna vertebrale disturbata, cioè non ha le giuste curve fisiologiche, sopporta di meno i carichi. Allora mantenere il giusto peso ti permette di andare a gravare di meno. Pensa che solo 1 o 2 kg in più vanno a caricare tanti, tanti chili in proporzione sulla colonna vertebrale. Pensa avere 5 kg o 10 kg in più, è come avere degli zaini da 20-30 kg, e nessuno vorrebbe avere degli zaini da 30 kg pieni di sassi sulla schiena. Un'altra domanda è: ciao Luca, secondo te per chi chiede per dimagrire, quali consigli dai? Cosa è meglio abbinare come lezioni? Allora, dimagrire dipende anche quanti chili, e dimagrire dipende se dobbiamo perdere grasso o dobbiamo solo aumentare la massa magra. In linea generale ti consiglio di lavorare su più fronti: alimentazione bilanciata, avendo un occhio di riguardo soprattutto per la cena, dove nella cena bisognerà un po' stringere la corda, perché possiamo anche privarci dei carboidrati, li teniamo per la colazione, eventualmente per il pranzo, e allo stesso tempo alternare delle lezioni cardiovascolari con delle lezioni che siano muscolari. Le prime ti fanno bruciare nel momento gli zuccheri e i grassi, le seconde aumentano il metabolismo. Quindi, oltre a ridurre il grasso, cioè scioglierlo, andrai ad aumentare la tua cilindrata di base e anche a dare una silhouette, perché a volte possono esserci 2-3 kg in più, ma il fisico è molto bello perché è molto asciutto, cioè non ha grasso, ma ha la giusta dose di muscoli. Allora, mai dimenticare la parte muscolare, perché è quella che dà le forme, e tieni sotto controllo l'allenamento cardiovascolare, perché è quello che nel tempo ti aiuta a bruciare. Quindi sia più allenamenti, considerando che faccio spinning tutti i giorni. Io direi spinning tutti i giorni no,
perché è assolutamente controproducente, in quanto è un'attività cardiovascolare comunque molto intensa e vai a produrre un'eccessiva quantità di radicali liberi. Ciò vuol dire che invecchi sia il tuo organismo che la tua pelle. Ti faccio un esempio: se un maratoneta lo paragoni a un centometrista, vedi che il maratoneta ha un fisico invecchiato, sciupato, perché produce un eccesso di quantità di radicali liberi, che sono delle cellule, delle molecole di ossigeno malate, non sono stabili e quindi vanno a invecchiare tutto il nostro organismo. Allora, l'attività cardiovascolare la dobbiamo fare, ma la dobbiamo fare con cognizione di causa, cioè in modo bilanciato. Mentre l'attività muscolare ci permette di non produrre un eccesso di radicali liberi, quella cardiovascolare sì, 2-3 volte al massimo, abbinata ad altri allenamenti. Quindi, allora, ciao Luca, seguo da una settimana, siete bravissimi, avrei bisogno di ridurre le cosce e i fianchi, cosa mi consigli di seguire? Ne abbiamo parlato precedentemente di allenamenti dedicati soprattutto a chi ha una morfologia più apera, abbinare un'alimentazione equilibrata, casomai arricchire un po' la parte proteica e allenare sia la parte muscolare alta con degli allenamenti di upper body e per la parte bassa alternare degli allenamenti cardio con degli esercizi per legs, per le gambe, come le abbiamo chiamate noi, o degli allenamenti funzionali. Questo permetterà di rimodellare soprattutto le gambe. Mi è stata diagnosticata una diastasi di 1,7 cm. Mi hanno detto che non posso fare addominali classici, ma soltanto plank, ma purtroppo sono sviluppati soltanto gli addominali superiori. E qualche consiglio? Può essere che la diastasi sia venuta forse per una gravidanza? L'allenamento col Pilates, che non prevede addominali classici, è il migliore, perché ti fa lavorare la muscolatura profonda in una sorta di allenamento ipopressivo, quindi andrai a risucchiare l'ombelico attivando il trasverso, che è un muscolo profondo, e allo stesso tempo riuscirai ad attivare tutte le fibre, facendo in modo che, anche se c'è questa apertura, il più possibile venga saldata. Naturalmente dipende da quant'è profonda. Se è possibile, il corpo lavorerà al massimo per migliorarla, quindi a livello visivo sicuramente sarà poco visibile. Se è molto profonda, probabilmente sarà necessario di un altro aiuto, che in questo caso è un intervento chirurgico. Però gli allenamenti del Pilates sono sicuramente quelli migliori per questo tipo di situazione. Io sono una stiratrice. Una parte ho sempre dei problemi, che tipo di movimento posso fare? Sei una stiratrice, quindi hai sicuramente problemi alla spalla e una parte del corpo per il movimento che fai. Devi creare degli allenamenti dedicati allo stretching, potrebbe andarti bene lo yoga, lo stretch e il PFC Lattes, proprio inizialmente per allungare, rilassare e decontrarre. Una volta che si entra che il tuo corpo è più bilanciato, perché come tutti, come gran parte di noi, abbiamo dei lavori dove si carica più da una parte che dall'altra, poi andrai a rinforzare in modo tale che anche il ferro da stiro, piuttosto che per chi è una parrucchiere il phon, piuttosto che per chi è un muratore la cazzuola, il martello, lo scalpello, non vadano a pesare. E come un tennista che lavora quasi solo da un braccio, deve comunque fare degli esercizi di compenso per l'altra parte, altrimenti una è troppo forte ma anche troppo stressata e l'altra è debole. Quante lezioni consigli al giorno? Dipende da quali sono gli obiettivi, dipende da quanto tempo è che fai movimento, da quanto tempo è che sei sedentario. Minimo, io vi consiglio di fare un allenamento al giorno. Per variare, fateli differenti. Poi provate a trovare anche l'orario che è più comodo per voi. Per alcuni è più comodo la mattina, per alcuni a pranzo, per alcuni alla sera. Trovate la soluzione migliore. Ciao Luca, io faccio al mattino prima una lezione di stretching, oppure Pilates, se poi abbino un altro allenamento cambiando ogni giorno, è corretto? Perfetto. Iniziare con stretching, yoga o Pilates è ottimo, così si parte in modo tranquillo e calmo e si rigenera il fisico, e nel pomeriggio, quando anche l'assetto ormonale è predisposto, un allenamento muscolare o cardiovascolare è eccellente. Ciao Luca, non riesco a smaltire quel poco di pancetta che mi rimane sempre nell'area periombelicare, nella parte più inferiore, e le maniglie dell'amore. Dipende dall'età, dipende dal tuo assetto ormonale, se sei in menopausa oppure no. Ti dico che, e questo vale per tutte le donne, il grasso sotto addominale è un grasso che geneticamente le donne hanno, perché sono state pensate proprio per avere una sorta di protezione di adipe nel caso in cui ci sia un feto, perché
Questo adipe crea una protezione, crea una sorta di cuscino, di scudo. Ecco perché generalmente le donne nella zona ombelicale, sottombelicale, hanno una parte di grasso che probabilmente gli uomini non hanno. Comunque, quello che si può fare è fare in modo che sia un allenamento cardio, un allenamento mirato per gli addominali che aiuti ad asciugare questa zona. Ci sono dei programmi che poi i PFC potranno anche presentarvi, che permettono di fare un lavoro molto più localizzato cercando di asciugare. Certo, bisogna abbinare un'alimentazione corretta. Grazie mille, troppo gentile. Ciao Luca, io voglio lavorare un po' sulla massa grassa facendo i vostri allenamenti. Seguo prima cardio, poi functional, infine core. Può essere giusto come allenamento? Se hai un buon allenamento va bene fare cardio, functional e core, perfetto. Ricordati di tenere almeno un paio di volte alla settimana un allenamento di flessibilità, altrimenti rischi di dare molto carica al tuo organismo e non elasticizzarlo mai. E seppur sembra non possibile, un corpo che non è elastico, che non ha una bella postura, è come se fosse più corto, più basso e che pesasse di più, perché proprio non si ha questo assetto allungato di tutta la struttura vertebrale, del collo, della postura. Quindi a volte non c'è del grasso in più, a volte ti sembra di avere la pancia, ma questo problema è dato dal fatto che non abbiamo una postura corretta. Una postura corretta ci permette di sentirci più magri, più dritti, più larghi di spalle, con la muscolatura ben tenuta, perché è flessibile ma è anche allo stesso tempo tonica. Penso che questa sia l'ultima domanda, perché dobbiamo lasciare il posto a tutte le lezioni di oggi pomeriggio. Come mai, nonostante segua lezioni di cardio e funzionale alimentandosi in maniera normale, sono aumentato di peso? Può essere che tu sia aumentato di peso, una bella domanda per terminare, perché hai aumentato la massa magra. Soprattutto all'inizio, quando si inseriscono degli allenamenti che non erano previsti e che fanno lavorare la muscolatura, 1-2 chili si possono acquistare, perché gambe, glutei, pettorali, spalle diventano più tonici. Questo vuol dire che abbiamo una quantità di fibre muscolari maggiori che pesano. Ciò implica che ci sia un piccolo aumento di peso. Se questo peso continua ad aumentare, quindi 3, 4, 5 kg, vuol dire che stiamo mangiando troppo o stiamo facendo troppo poco movimento. Ecco, se è solo 1-2 kg e soprattutto in relazione alle delle nuove lezioni che stiamo facendo, questo è un discorso di massa magra, ma è un bene perché ti sta aumentando il metabolismo e vedrai che nel breve tempo questi chili li riperderai asciugandoti maggiormente. È stato molto molto bello potervi aiutare, sono state molto interessanti le domande, sono io a ringraziare voi perché ci ha aiutato ad aiutare tante persone in più. Vi avevo accennato sabato che stiamo preparando una grande sorpresa per voi, un grande portale che possa permettervi di continuare ad allenarvi con noi, avendo tutte le lezioni ben distinte per tipologia, così potete scegliere le più adatte, per trainer, così potete scegliere il trainer più giusto per voi, anche in relazione alla giornata o al programma che dovete fare. Rimanete con le orecchie aperte, perché tra poco sarà possibile accedere a questo portale e veramente avrete modo di divertirvi e di allenarvi con tutti i personal fitness coach e con la palestra online più grande che ci sia. Vi ricordo di partecipare alla Power Fit Challenge, devi invitare 20 amici ad iscriversi al gruppo, mettere mi piace, io non ho visto tanti mi piace, tanti cuori in questa diretta, e condividere la diretta, perché sono domande, quelle che avete fatto, molto intelligenti e che possono essere utili a tante persone. Divertiti con noi, perché sabato nomineremo i prossimi 5 vincitori che vinceranno il kit. Ti auguro buona giornata, buon allenamento, noi ci vediamo nei prossimi giorni per allenarci nuovamente assieme. A presto!